Diego, buonasera. Buonasera. Oggi sono tornato e per l'occasione ti ho portato uno, anzi, il miglior PS4 player il in Italia. Addirittura, così sicuro, il migliore. Guarda che ce ne sono tantissimi. Lui secondo te? Ok, dimostramelo. Ma mi sente? Ma ti dirò una cosa. No, non parla purtroppo. Purtroppo okay, non parla, perché ha problemi col microfono. Ok. Ti dirò una cosa in più. Probabilmente lo odierai. Lo odierò, ping, bra. Cioè, non posso odiarlo per gli FPS, anzi, poverino. Ping, avrà 0, 10? Quanto ha? Cosa meno di 0. No, non ha capito, non ha capito. Meno di che? Meno di 0. Come fa a fare meno di 0? Impossibile. Mi stai prendendo in giro, sì? Mi stai a trollare, raga? Che significa meno di 0? Praticamente abita a 250 metri la centralina. Gli hanno spiegato che il suo ping stimato... Non la voglio vedere, non la voglio vedere. Ragazzi, il video finisce qua. Ditemi se vi è piaciuto, molto corto, ma... No, non posso fare... Cioè, ragazzi, non posso fare il provino e vedere un player che gioca con meno 13 di ping. No. Manolix, ma vaff... Ok, ragazzi, mi ha convinto. Cioè, in realtà mi ha comprato. Mi ha detto, dai, poverino, è da Play 4. Anche se ha meno 13 di ping, non mi andrebbe di vederlo. Ma siamo a Pasqua, siamo tutti più buoni. Poi, a proposito, raga, fatemi sapere nei commenti se secondo voi si può fare meno 13. Cioè, meno di ping, cioè, è impossibile, secondo me. Mi state prendendo in giro. Comunque, 3, 2, 1, let's go. Non mi sente? Diglielo te. Vai, vai. Voglio vederlo, raga. Per me è molto difficile valutare i console player. Per te, Manolix, è facile, giochi sempre con loro. Io ormai sono abituato ai PC player. Quindi, magari una cosa che faccio un esempio. Per uno che gioca con tipo 240 fps è facile, per uno che gioca con 60 fps finti, perché ma se no, aspetta, gioca veramente da play? Mi dici da altre console? Non è che gioca da next gen a 120 hertz, sei sicuro? Comunque io lo conosco e sto sicuro che a breve passerà da next gen serie S. Comunque ora è anche un pochino emozionato. Va bene, ci sta. Comunque, ragazzi, la serie S è la console di Fortnite, perché costa poco, è next gen, 120 hertz. Non ha il 4K, ma raga, chi usa il 4K su Fortnite? Quindi alla fine la serie X è sprecata, no? Solo per Fortnite. Ragazzi, ma questo è veramente un mostro. Cioè, è Manux dei console player. Pensa da PC. Dille di fare un po' di... No, non è possibile, fra. Ok, capisco il ping, ma... Raga, da console, fatemi sapere nei commenti se siete forti. Perché tanto so che il 90%, anzi il 90 è un po' troppo, magari l'80% gioca da Play 4, Xbox One, quindi da console, raga. Fatemi sapere nei commenti se siete capaci a fare queste cose. Tanto di cappello, però adesso voglio vederlo in un fight. Perché no? Voglio vederlo fightare. Che ne dici di una pubblica anche se non funziona il guarda? Quindi dovrà fare 3 vs 1. Oddio, 3 vs 1 da console. No, raga, non può. Non può farcela. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo in pubblica. Io e Manolix andremo a morire. So che sarà impossibile, perché neanche i miei miglior player da PC sono riusciti a vincere in pubblica 3 vs 1 in questa season. Tutta spammona! Andiamo a morire dal botto amico di Zeta, va. Andiamo a farci uccidere. Comunque, Diego, prima di iniziare volevo dirti che, come hai visto, ci sono molti player validi. Sì, non ne metto in dubbio, non avevo dubbi. Quindi proverrei magari di aprire una sezione console interamente per i console player. È difficile, poi ci sarebbero troppe sezioni in realtà. Però la parola al popolo. Ragazzi, se raggiungiamo i 5.000 like, voglio 5.000 like di console player, apriremo una sezione anche a loro. Ok, ragazzi, voglio like, fatevi sentire, 5.000 like, si aprirà la sezione console player. Ma tutti qua scendono, ragazzi, gli ultimi 4 provini 3 vs 1, tutti scesi qua. Oh, raga, significa che hanno visto i miei video, che Burghi qua, si chiama Burghi, no? Strays Burghi, ha visto i miei video, vede i miei video, di conseguenza ha capito che è un ottimo spot, no? Perché prendi subito lo spasso, come potete vedere, è pieno di legno, 3 vs 1 ci sta, soprattutto come ho detto, si sono spammona. Comunque, ragazzi, è appena uscito anche l'aggiornamento, quindi ci sono armi nuove, ho visto che hanno messo qualcosa tipo spara immondizia, o sbaglio, cioè non ci ho ancora giocato. Ci sono i veloci raptor, e poi cosa hanno aggiunto? Un po' di roba, comunque. Però, ragazzi, vedete, lui ha l'animo un po' più pusherello, pazzerello, cioè non si è neanche fullato di legno. E non è neanche full di vita, va subito a pushare. Se la sente calda, fratello. Se dovesse riuscire, partiamo dal fatto che metto le mani avanti ogni partita a sé. Magari faccio un esempio: Tony avrebbe vinto se avesse incontrato Gesù e Giovanni. Poi c'è Gold, che è morto nel fight finale 1 vs 1 per colpa della safe, visto che l'avversario aveva lo spara bam de spara slurp, mentre lui solo un medikit. Quindi, raga, sono tutte casuali. Però se dovesse riuscirci, è il primo. Oh, c'è qualcuno là davanti. Ah, lui dice così, veramente. Primo fight praticamente ha sprecato tutti i materiali. Sprecherà prima tutti i materiali. 3 vs 1, vediamo come si comporta. Attenzione, l'avversario sa giocare. Una cosa che ho notato, fra, che di solito sono tutti bot all'inizio e già l'avversario sa giocare. Quindi è tosta la situazione. Ha già sprecato tutti i materiali. C'è qualcuno che lo spammava da lontano. Infatti è arrivato il suo soccorso. 3 contro 1. Riesce a bloccarlo. Bello. Il problema è... Oddio, spammano. 50, ok. Ragazzi, se li sta tenendo. Questo è andato. Attenzione, non ha più vita. Purtroppo non ha... Allora, mi farei i cavoli. Ha fatto una cavolata a parte i cavoli. Ha fatto una cavolata per il fatto che è andato subito
Porco due! Ce la fa, ce la fa! Ce la fa! Ce la fa! Ce la fa! È un pazzo, ma ce la fa! Non erano fortissimi. Però sempre 3 versus 1 spam. 3 versus 1 spam e lui non aveva cure. E in più sapevano un minimo giocare. Cioè, non dico che erano player forti, però un minimo sapevano giocare. Quindi molto più difficile dei bot iniziali. Cioè, che poi io veramente sono più meravigliato del fatto che abbia incontrato persone vere piuttosto che bot. Cioè, capisci? Questa cosa esatto. Mi meraviglia. Di solito, veramente, raga, solo bot, ma proprio stupidi. Questi, bene o male. Video... Allora, il primo era più forte, secondo me, perché si stava coprendo, hai visto? Aspettava gli altri. Perché, raga, vi giuro che è difficile. Cioè, non è difficile, però è già complicato 3 versus 1. GG per perché il nostro Burghi. Burghi, ma dove abita? Immagino a Milano, vero? Per forza. Milano. Oh, hanno rotto il oh. Raga, è la stessa medesima partita di Gold. Non si trovano avversari, ok? E in più la safe si sta chiudendo qua. Non si sentono spari zona. La gente sta morendo, io non capisco. Secondo me c'è un tipo un loop temporaneo, un buco nero qua in zona. La gente scompare, trovi il loot per terra, ma non senti... Cioè, raga, che cazzo succede su Fortnite ultimamente? Un po' abusiva questa lobby. In pubblica quanto ha, scusami? In pubblica è 0 di ping. Porca però miseria, quanto lo vorrei. Comunque è tecnico parecchio, ragazzo, eh. Cioè, io voglio vederlo da PC con il pad. Cosa fa? E poi da PC ci sono altri programmini, non dico macro, ma tipo l'antimicro. So che si chiama così, però non lo so, cioè me l'hanno detto. Anche che ti fa resettare, ti fa resettare velocemente. Laggiù stanno fightando, sentite uno sparo, stanno fightando contro i lupi. Uno sta fightando contro i lupi. Che balla con i lupi. Ok, ok, questo... Ma, ok. Non voglio vedere... Cioè, in realtà voglio vedere i veloci raptor, se sono quelli. Vediamo quello... È un po' un bot, ok. Era un po'... Ecco, abbiamo trovato i bot dopo. Poi se lo mangiano i lupi. Era hanno zero. Rimesso il cecchino silenziato, hai visto? Questa è la grande novità. Ah, raga, ma sempre un piromane lo troviamo. Ma questi non sono piromani, questi sono proprio terroristi. Ma... Sono terroristi, ma li hai visti? Guardateli con le granate. Oh, 113 in faccia, let's go, baby. Comunque, ha 4 kill, ne voglio almeno 10, eh. Questi sono spammoni. Comunque si vede che gli entrano. Si vede che gli entrano le hit grazie. No, non si nota tantissimo. Ma per fortuna non ho gli FPS. Sennò sarebbe una macchina da guerra. Incontrastabile. E God, ma che futuro? Non se la deve comprare. No, glielo vieto, glielo vieto io. Oh, però attento, attento. Ghost hit? Sono bravi. No, aspetta, ha fatto ghost hit. Come fa ad aver fatto ghost hit con 0 de ping? Abbiamo parlato. Lui sta prendendo danno sia da safe che da coso. E fortuna c'è lo sparabende. Che io lo chiamerò sparabende, ok? Si chiama spara slurp. Questi stanno spammando in safe. I materiali, la presente spiegati tutto. Ma dove stanno a sparare quelli? Ma? 8 di vita. Come ho fatto a perdere così tanta vita? 100. Una terra. Ma? Ok. In questa season purtroppo c'è troppa gente che spamma. Io lo sapevo che era una cosa impossibile. Se fosse stato il guarda sicuramente avrebbe fatto vittoria reale uno contro uno. Ma Fortnite quando lo vuoi aggiornare guarda, io direi che è bravo al limite degli FPS. Gli abbiamo portato sfiga con i colpi. Ci sono tanti player, tanti... Allora io do una possibilità ragazzi ultimamente nei provini. Quindi magari se riproviamo potrebbe far vittoria reale e tutto. Però avete visto la tecnica? La tecnica c'è. Se dovessimo fare una sezione per i console player, naturalmente sarà una sezione anche di addestramento. Però ragazzi, dire più forte in Italia ancora non lo so. Cioè non lo so perché ho visto troppo poco. È morto così, poteva spararsi più splash. Sarà stata anche per Ok, ci sta l'ansia, però ragazzi è bravissimo. È uno dei più forti da console che io abbia mai visto a livello tecnico. Ci sta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. 5000 like per aprire la sezione XC, ovvero X console.